domenica arriva Pesaro, reduce dalla pesantissima sconfitta interna con Cremona che li ha relegati all'ultimo posto in classifica. Chiaramente il loro obiettivo è lasciare la posizione il prima possibile. Per preparare questa partita sono adesso in ritiro, quindi troveremo una squadra sicuramente agguerrita e molto concentrata per provare a fare il risultato, ma è altrettanto evidente che arrivando noi dalla bruciantissima sconfitta di Sassari, soprattutto per come è maturata negli ultimi secondi, non siamo nella posizione, a maggior ragione a 5 giornate dalla fine, per fare regali. Quindi è chiaro che è buono un risultato unico domenica. Parlando di Pesaro come squadra, su tutti ci sono due individualità, che sono quella di Thornton e di Jarrod Jones. Il primo un esterno guardia tiratrice che dal nuovo assetto, quando hanno cambiato giocatori, perché la cessione di Arrow e di Fields con l'ingresso di Clark e Ezel ha portato Thornton ad avere maggiore responsabilità, tant'è che nelle ultime partite sta viaggiando a 19 punti di media, e Jarrod Jones, che di cui oramai non si può più parlare come una sorpresa perché ha avuto un rendimento importante e costante lungo l'arco di tutta la stagione. Però è evidente che Pesaro non può pensare di venire a vincere a Brindisi solo con due individualità. Abbiamo appunto citato il nuovo playmaker Clark, giocatore con tanti punti nelle mani, faccia tosta, e Noko, sicuramente il loro centro si sta dimostrando un giocatore molto solido, e l'ultimo acquisto, Jeremy Ezel, già visto in maglia Virtus Bologna, ancora un po' sotto le aspettative, però sicuramente un giocatore di talento. Poco da dire, dobbiamo subito girare pagina, dobbiamo tornare alla vittoria, dobbiamo farlo in maniera convincente per proseguire verso il nostro obiettivo, che sono i play-off e sono ancora assolutamente alla nostra portata.